Fare dei calcoli matematici e qualcuno potrebbe non sapere quanto fa 21 per 21. Beh, anch'io lo so. Tanti però sanno quanto fa 12 per 12. Ecco, ho scritto qui 12 per 12 fa 144. Questo forse è un risultato che molti di noi già conosceranno. L'ho scritto qui in modo che su questo foglietto. Ah, mi è caduto solo un attimo. Ecco, vado a rialzarlo. Ecco, rialziamo. Leggiamo che 12 per 12 fa 144. Ah! Forse l'ho messo alla rovescia, però 441 uguale 21 per 21 vale ancora. Che proprietà matematica c'è dietro a questo? Non lo so, penserò dopo.